sia lodato e ringraziato ogni momento, sia lodato e ringraziato ogni momento, sia lodato e ringraziato ogni momento, oggi e sempre sia lodato, o Gesù, noi ti adoriamo, agnello immolato per noi, pastore che ti sei immolato per noi, sei stato ucciso per noi, hai dato la vita per noi per riprenderla poi di nuovo e diventare pastore. Ti lodiamo e ti benediciamo per questo mistero di amore. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Oggi e sempre sia lodato. Ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Oggi e sempre sia lodato. Noi ti adoriamo Gesù, ti benediciamo Gesù, con gli angeli del cielo che gridano Sanna, anche noi gridiamo Sanna, anche noi gridiamo onore, gloria e potenza a te, o Gesù, che hai dato la vita per noi. Gesù, quanti sono lontani da te. Tu hai detto che sei il buon pastore e poi un bel giorno dicesti ancora delle altre pecore che non sono di questo vide, ma mi appartengono e io devo condurre queste alla vide, perché ci sia un solo gregge e un solo pastore. Quante persone, o Signore, sono lontane da te? Quante persone non sono ancora battezzate, non hanno ricevuto il sigillo del battesimo, ma quante persone battezzate hanno dimenticato di essere tue pecorelle e camminano per valli e per monti in cerca di non sappiamo che cosa, mentre tu sei colui che sei pastore vero e puoi dare a ciascuno il pane da mangiare, l'acqua da bere, puoi assicurare la vita. Quante persone vanno lontane da te, pur portando il sigillo del battesimo. Noi ti chiediamo, Signore, questa sera, che la tua voce giunga lontano a queste pecorelle smarrite, a queste pecorelle che vanno per monti e per valli, a queste pecorelle che pure ti appartengono. O Signore, questa sera noi vogliamo richiamarle, vogliamo aiutare queste pecorelle, così impetrando per loro la grazia della conversione, vogliamo aiutarle a tornare a te, unico pastore delle anime nostre. Lode e gloria a te, o Signore. Tu siedi in mezzo a noi ogni giorno e ogni giorno parli, le tue pecorelle ascoltano la tua voce, la comprendono e ti seguono. Forse noi ascoltiamo sì la tua voce, ma o non ti comprendiamo, oppure comprendendoti non ti seguiamo. Signore, è una grande responsabilità per noi
ascoltare la tua voce, sapere che sei tu che gridi, che chiami, tutto il giorno con la bocca aperta che chiami. Noi ti siamo grati, Signore, che continuamente ci chiami, ma qual è la responsabilità la nostra quando ascoltiamo il pastore che chiama e non vogliamo venire, non vogliamo seguire, restiamo nelle nostre situazioni, non ci muoviamo, oppure non comprendiamo il senso della tua parola, oppure siamo così inchiodati nei nostri peccati, nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti, nelle nostre situazioni, che non ci vogliamo muovere. Tu cammini avanti a noi e tante volte ti perdiamo di vista, perdiamo il contatto con te. Signore, ti chiediamo questa sera non soltanto di ascoltare la tua voce, ma di comprendere la tua voce e di seguirti nella sicurezza che se tu ci chiami, vuoi che noi ti seguiamo, perché seguirti per noi è questione di vita o di morte. Chi segue te non cammina nella tenebra, chi segue te tu lo porterai alla sorgente della vita, ma chi non segue te, anche che sia tua pecorella, può andare smarrita, può anche non essere ritrovata da te. Lode e gloria a te, o Signore. Signore, siamo nel giudizio universale e tu separi le pecore dai capri, le pecorelle tu le metti a destra, i capri le metti alla sinistra. Signore, tu ucciderai. Io avevo fame, io avevo sete, io ero ignudo, io ero carcerato, e voi siete venuti ad aiutarmi, a visitarmi, a nutrirmi. Signore, noi vogliamo essere dalla parte delle pecore, non dalla parte dei capri. Noi vogliamo entrare con te alla vita eterna. O pastore delle anime nostre, noi vogliamo essere nel giorno ultimo del grande rendimento dei conti, vogliamo stare alla tua destra, tra le pecorelle che ti hanno seguito, e vogliamo udire così la tua voce. Venite benedetti del Padre mio a possedere il regno che vi è stato preparato fin dall'inizio del mondo. Lode e gloria a te, o Signore. Santo, essere fratelli e sorelle, dopo questo momento di adorazione, guardiamo per un momento ancora Gesù Pastore e lasciamoci guidare da Lui. Oggi tanti si fanno maestri di verità. Oggi c'è uno sciamare di cristiani verso altre direzioni, mentre l'unico pastore che ha la verità, perché egli solo è la verità, l'unico pastore di verità è Gesù. Il Signore si è richiamato questa sera a questa realtà. Il pastore è Lui. Lui solo può autorevolmente dire le cose come stanno. Tutti gli altri possono sbagliare e spesso sbagliano. Sicuramente sbagliano quando vogliono togliere le persone, i fedeli, a Cristo Signore. Ci sono oggi tante sette qui in Italia che approfittano dal desiderio di tanta gente
desiderio di novità, desiderio di andare per vie sconosciute, desideri di cose nuove, perché ancora non hanno scoperto la novità del Vangelo, la novità dello Spirito. Dobbiamo mettere in guardia tutte queste persone che hanno desiderio di cose nuove, di novità, di esperienze nuove, seguendo piste sbagliate, seguendo i richiami di persone che sono entrate per la finestra nell'ovile e vogliono disperdere il gregge. Noi riconosciamo come unico pastore Cristo Gesù, Lui solo è la verità e Lui solo ama veramente le sue pecore, perché le sue pecore gli appartengono. Tutti gli altri indistintamente che vogliono trarre dietro di sé le pecorelle sono usurpatori di anime, briganti e assassini. Prima traggono lontane da Cristo le pecore, poi le azzannano, le uccidono e le rovinano. Signore, ti chiediamo questa sera di ascoltare tutti la tua parola, di seguirti sempre nella sana dottrina e di non abboccare ai tanti mestatori di verità, i quali vogliono rovinare il tuo gregge, vogliono prendere il tuo posto. E allora, fratelli e sorelle, ancora una volta gridiamo a Gesù: Gesù, tu sei il Signore, l'unico Signore. A chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna. Soltanto tu sei il pastore. E tutti gli altri sono briganti e assassini. E noi non vogliamo seguire i briganti e gli assassini. Vogliamo seguire te, pastore delle anime nostre, che hai dato il tuo corpo e il tuo sangue per la nostra salvezza. Alleluia. Ecco, adesso diamo luogo alle testimonianze per dare gloria al pastore delle anime nostre, che cerca le pecorelle, medica le pecorelle, guarisce le pecorelle ferite, consola le pecorelle ferite, le libera dalle zanne del lupo. Diamo lode a Cristo Signore. Avvenne che il padre di Publio dovette mettersi a letto colpito da febbre e da dissenteria. Paolo lo andò a visitare e, dopo aver pregato, gli impose le mani e lo guarì. Dopo questo fatto, anche gli altri isolani che avevano malattie accorrevano e venivano sanati. Ci colmarono di onori e al momento della partenza ci rifornirono di tutto il necessario. È una parola degli Atti 28. Signore, ti ringraziamo perché tu neanche questa sera hai accorciato la mano. Tu fai sparire una febbre dovuta allo stomaco di una persona. Tu fai guarire una piaga che si è prodotta in un'altra persona. E dai l'udito a una persona che, colpita da otito, ha avuto un poco di difficoltà a sentire e adesso riacquista pienamente l'udito. La piaga sarà risanata e la febbre cesserà. Tre guarigioni. Signore Gesù,
se queste tre persone si dovessero trovare qui in sala, pregano insieme con noi perché questa parola si verifichi nella loro carne. Noi vogliamo sfidare la misericordia del Signore. Vogliamo vedere se c'è qualcuno che ci sentiva poco e adesso ci sente meglio. Vediamo. Grazie Signore per questo bambino. Adesso ci senti? Ci si sente adesso? Come? Sì. Va bene. Però, ecco, ringraziamo il Signore per questo. Adesso attendiamo uno che ha febbre ricorrente, perché il Signore lo libera e già si sente meglio. Vediamo che ha avuto febbre in questi giorni e adesso non ha più febbre, o comunque è venuto con un po' di febbre e adesso non ha più febbre. Nessuno? Tutti bene? Ringraziamo il Signore. Come? E chi è? E va bene, siccome nessuno vuole alzarsi, chi è stato colpito all'udito e adesso ci sente meglio. Come? Tu? Va bene, grazie. Adesso cosa bevi tu, figlio bello? Alzati. Sì. Adesso ci senti? Grazie Signore Gesù. Grazie Signore Gesù. E adesso chi aveva febbre ed è entrato qui, è venuto in chiesa con una febbricola dovuta a stomaco un poco, a disordine di stomaco. Nessuno ha avuto febbre in questi giorni? Adesso come si sente? Come? Sì. Come? Bene, ringrazio il Signore, benedice il Signore. Chi ha una piaga che non vuole guarire, il Signore la toccherà e la guarirà in questi giorni. Comunque un'infezione, un morso di un insetto. E adesso, fratelli e sorelle, noi faremo la processione qui in sala. Abbiamo un po' abbreviato per dare spazio alla processione, che è da tanto tempo che non facciamo. Invocate il nome del Signore. Il Signore non accorcia mai la mano se noi preghiamo con fede, e quando non vediamo nulla, segno che il livello di fede comincia a calare. Ogni preghiera per la guarigione deve ottenere il suo effetto, altrimenti che preghiera è? Il Signore sempre ascolta i suoi figli. E allora noi preghiamo chi ha da chiedere guarigioni al Signore, soprattutto guarigioni interiori, chi si trova in cattive situazioni, chi non ce la fa a osservare un comandamento del Signore, chi non può pacificarsi in famiglia, marito e moglie oppure tra parenti, chiede al Signore questa grazia. Il Signore vuole che noi vogliamo uscire dalle nostre situazioni, non ci adagiamo nelle nostre situazioni. Se noi vogliamo uscire e chiediamo, il Signore ci esaudirà. E allora ci alziamo, cominciamo a cantare e portiamo Gesù in processione.